Siamo con il vicepresidente della Fronapoli, Francesco Fasano. Una Fronapoli che oggi è arrivato battagliero al Vezzuto Marasco di Monte di Procida. Una bella partita, nonostante la sconfitta. Un po' di amaro in bocca forse? Sì, amaro in bocca sicuramente. È stata una partita molto molto combattuta. Ci aspettavamo qualcosa in più. E diciamo che gli episodi ci hanno un attimino condannato, però devo dire la verità che si conferma quanto avevamo visto all'andata, almeno per quanto mi riguarda, che secondo me il Monte di Procida è la migliore squadra che abbiamo affrontato fino ad ora, senza dubbio, anche se oggi diciamo forse anche loro sentivano la partita e quindi c'è stato molto, molto equilibrio. Purtroppo ci sono alcuni episodi che ci condannano, come l'errore probabilmente nostro sul calcio di rigore, sul retropassaggio, anche se ero distante, quindi la visuale non era proprio corretta. Poi l'espulsione anche che ci ha condannato in 10. Abbiamo fatto buoni 10 minuti dopo l'espulsione, dopo il gol subito. Forse se avessimo messo quel piglio prima avremmo voluto fare qualcosa in più. Comunque andiamo avanti. Da inizio campionato tutti temevano la Fronapoli pensando che fosse la squadra che poteva lottare con la nuova Ischia per uccidere il campionato. Che cosa è cambiato da queste voci di inizio campionato a questo campionato che sta andando comunque bene perché siete nella zona playoff, anche se forse con i giocatori che vi ritrovate, insomma, qualcosa in più si potrebbe fare? Sì, diciamo che probabilmente sono difetti di crescita, insomma, per cui sicuramente sono stati fatti alcuni errori, sono cambiate tante cose. In 6 mesi possiamo dire di aver cambiato 2 volte la squadra, quasi completamente. Quindi sicuramente quello non ci ha aiutato, però ecco, ripeto, stiamo parlando di un'altra categoria, le difficoltà sono sicuramente maggiori rispetto agli anni precedenti in FIGC, però direi che ecco, il campionato è lungo, c'è tanto ancora da giocare con anche gli eventuali playoff. Però sicuramente anche nelle difficoltà sapremo prendere quello che diciamo c'è di buono per la crescita, perché poi l'esperienza è fondamentale. Noi siamo una società, oltre alla squadra, diciamo siamo una società molto giovane, quindi la strada è molto molto lunga. Sicuramente avete vinto il campionato del progetto sociale, perché la Fronapoli è non solo calcio, ma è un progetto che si allarga verso il sociale, contro il razzismo, i confini del razzismo, insomma. Sì, sì, no, quella sicuramente è la nostra vittoria di tutti i giorni, insomma, che parte, diciamo, il culmine, la punta dell'iceberg è rappresentato dalla prima squadra, però c'è anche il settore giovanile, così come la squadra amatoriale che quest'anno abbiamo riformato e dove militano tanti giocatori proprio clandestini, diciamo allo stesso modo, insomma, di quando siamo partiti nel 2009. Quindi sicuramente il messaggio forte resta e le vittorie in campo ci aiutano, come dire, a portare questo messaggio forte di accoglienza e di sostegno ai più deboli, insomma, che è poi la cosa più importante da portare avanti. Ok, grazie e in bocca al lupo alla Fronapoli United. Grazie, grazie.